Molti presepi allestiti nelle principali città del Veneto, segnaliamo quello all'Arena di Verona, gli Arcovoli, dove sono esposti fino al 23 gennaio, oltre 400 presepi provenienti da tutti i paesi del mondo e da molte regioni italiane. Da vedere anche il presepe di sabbia di Jesolo in piazza Marconi, si chiama Sand Nativity, 850 tonnellate di sabbia per 8 opere realizzate da scultori di fama internazionale. Assai caratteristici sono quelli di montagna. Siamo andati a Perarolo di Cadore, comune bellunese ripopolato grazie all'immigrazione. Anna Vitaliani. Un paese che ha conosciuto un'ottima integrazione. Sì, mi pare proprio di sì, è una sorpresa per Arolo da questo lato. Sono di tante provenienze perché abbiamo dal Centrafrica una famiglia cattolica, abbiamo famiglie dal Nord Africa, il Marocco soprattutto, e quindi musulmani. Ci sono due famiglie bosniache, anzi tre adesso, sia cattoliche che musulmane, e c'è molto buono spirito di convivenza, bello. Sono di origine marocchina. E come si trova la tua famiglia qui? Bene, sì. Un Natale all'insegna dell'integrazione a Perarolo di Cadore, nel cuore delle Dolomiti Venete, dove il grande presepe del paese, tra i suoi personaggi, ospita anche delle figure di colore. Essendo il paese molto piccolo, si sono integrati proprio nella piccola comunità, quindi partecipando anche alla vita sociale, diciamo. Un'immigrazione positiva che ha contribuito anche al ripopolamento del paese stesso, rimasto isolato dal 1984 quando venne chiusa la Cavallera, l'unica strada che allora portava a Cortina. Poi, con la riqualificazione dell'imponente complesso centrale, Palazzo Lazaris, il paese è letteralmente rinato. E a Natale il giardino accoglie questo particolarissimo presepe, 44 figure realizzate a mano che mescolano la storia della natività con la tradizionale vita della montagna cadorina. Abbiamo scelto questo lavoro che è il lavoro del zattiere, che rappresenta praticamente, è il simbolo di questo paese.